Leggevo da una sintetica introduzione all'intervento della dottoressa Chioda la correlazione tra stress e engagement, quello che voi definite engagement, cioè coinvolgimento dei dipendenti. Le lascio la parola, appunto mi pare che il tema verta appunto sul contenimento, se non altro, delle assenze e delle malattie in Ikea. Io vi parlerò di alcune esperienze e alcuni risultati che abbiamo ottenuto in tema di benessere sul posto di lavoro. Due slide introduttive di IKEA per farvi vedere il contesto nel quale si sono sviluppate queste iniziative. IKEA, acronimo del nostro fondatore, del nome, cognome e fattoria villaggio dove è cresciuto, è nata con una mission, che è quella di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Questa mission, si realizza attraverso l'idea commerciale, dove, attraverso la quale ad ogni prodotto è assegnato, lo scopo di garantire, sempre tre dimensioni: il prezzo basso, il design e la funzione. In Italia IKEA è presente con 18 punti vendita, più 2 in apertura nei prossimi mesi, ha circa 6.200 collaboratori, un fatturato di 1.382 milioni di euro, è quinta nel mondo per livello di fatturato e terza tra i paesi fornitori, cioè in Italia acquista più che vendere IKEA, e ha 38 milioni di visitatori l'anno. IKEA intende, nella mission di IKEA c'è di migliorare la vita quotidiana. Ovviamente questo comprende anche il miglioramento della vita quotidiana dei propri collaboratori. E per far questo IKEA cioè vede tre grossi, due attori e tre momenti principali. Il primo momento è quello primo contatto che la persona esterna ha con IKEA, quindi il momento della selezione. Per noi è importante che le persone che decidono di candidarsi per poi essere impiegati in IKEA abbiano ben chiare quali sono le aspettative dell'azienda e cosa IKEA può offrire loro. Quindi per noi è fondamentale che si possa costruire un patto con i collaboratori che comprenda tre grosse macro aree. Prima, l'identità valoriale di IKEA, quindi le persone che lavorano in IKEA devono condividere i nostri valori. Deve essere chiara la rappresentazione dell'offerta, cioè la persona che decide di lavorare in IKEA è una persona che ha una forte motivazione a lavorare con il cliente, che ha una forte motivazione nel voler capire le esigenze del cliente e sentirsi soddisfatto nel momento in cui riesce a soddisfare le esigenze del cliente. È una persona che comunque è disponibile ed è flessibile, perché noi abbiamo bisogno di persone che garantiscano un buon livello di flessibilità. Di contro offriamo un ambiente di lavoro sereno, la possibilità di crescere sia sul piano personale che sul piano professionale. E poi per noi è importante che sia chiara la percezione dell'interattività lavorativa di IKEA, e in particolare dal punto di vista sociale. Poi vedremo anche un esempio. Se poi questa promessa, se questo patto si realizza, lo vediamo annualmente attraverso la rilevazione degli indici di soddisfazione, dove, come succede per molte altre aziende, vengono analizzati una serie di indicatori attraverso i quali le persone valutano se effettivamente è stata data loro quello che era stato promesso, quindi la possibilità di fare la differenza, se hanno trovato un ambiente aperto in cui è possibile apprendere, migliorare le proprie competenze. Un ambiente che riconosce il contributo individuale, un ambiente dove l'azienda, attraverso una struttura organizzativa e degli adeguati strumenti, garantisce una buona efficienza organizzativa. Questo
Questa rilevazione abbiamo visto che nel tempo è diventata sempre più efficace perché il livello di retention è diventato sempre più alto, le persone hanno acquisito fiducia nello strumento e soprattutto la cosa particolare che ci ha garantito nel tempo il miglioramento di questi indici è il fatto che in ogni reparto, prima a livello di negozio, poi a livello di reparto, vengono presentati i risultati dell'indagine. Gli indici che risultano insoddisfacenti vengono valutati dai collaboratori che attraverso gruppi di lavoro che si costituiscono spontaneamente suggeriscono le azioni per migliorare l'indice e viene creato un action plan con delle scadenze ben precise, con delle azioni precise per dar seguito ai suggerimenti dei collaboratori. Ci sono spesso delle motivazioni facilmente risolvibili, quello che risultava una enorme inefficienza organizzativa in questi action plan, in questi gruppi di lavoro è venuto fuori che era semplicemente che io al mattino non so dove trovare il taglierino per aprire i cartoni. Devo girare 10 minuti per cercare un taglierino e a questo punto è stato sufficiente acquistare più taglierini e l'indagine successiva è venuta fuori una buona efficienza organizzativa. In altri casi sono stati i sistemi informatici, quando io davanti al cliente non mi funziona il sistema. Quello far capire alle persone quali sono le motivazioni per cui c'è questa inefficienza, che dipendiamo dalla casa madre, li ha messi nella condizione di vivere questi momenti di difficoltà in modo diverso. In alcuni casi abbiamo anche spiegato come approcciare il cliente di fronte alla difficoltà oggettiva di avere uno strumento che non funziona, il cliente lì appeso che dipende da te, magari si infastidisce perché non sei veloce, e in quel caso abbiamo dato degli strumenti perché loro potessero motivare attraverso la formazione i clienti perché trovare delle soluzioni alternative per quei momenti. Un'altra esperienza è stata che fondamentale per il benessere dei nostri collaboratori è il ruolo del manager. Il manager fa la differenza. C'è una, adesso vi faccio vedere poi i risultati dell'indagine. Il manager in IKEA deve avere un profilo di leadership che comprenda tre macro aree, le skill di tipo relazionale, direttive e di coaching. Ogni collaboratore valuta il proprio responsabile, che poi presenta i risultati della propria valutazione individualmente ad ogni collaboratore e si fa dire quali sono state le motivazioni per le quali, non la singola persona ovviamente, ma il gruppo, ha ritenuto che non ci fossero i requisiti per avere, che consentissero di raggiungere un buon livello di leadership. Abbiamo incrociato il livello di leadership dei manager con il livello di soddisfazione dei collaboratori e da questa immagine potete vedere quanto sia stretta la correlazione tra il livello di leadership e la motivazione delle persone. Le persone che hanno un responsabile che ha un buon livello di leadership, buon livello di leadership per noi è un livello di leadership che supera, adesso questa slide dello scorso anno, adesso siamo diventati ancora più rigidi, per cui per noi un manager deve avere almeno un livello di leadership del 70%, vuol dire che il 70% delle proprie persone sono soddisfatte del proprio capo, lo riconoscono come una persona con la quale è possibile dialogare, affrontare i propri problemi, dalla quale riceve sostegno. In particolare il riconoscimento del contributo, lo sviluppo delle competenze, tanto più il manager sviluppa buone capacità di leadership, tanto più le persone si sentono riconosciute e crescono da un punto di vista professionale e anche personale. C'è poi questo in tema di benessere e di salute. In tema invece di prevenzione, volevo portare un'esperienza che abbiamo fatto, relativamente semplice. È stata un'iniziativa che è nata dai risultati di un confronto internazionale in cui l'Italia risultava che aveva un alto indice di assenteismo per infortuni, un alto numero di infortuni. Questo
statistica che viene prodotta a livello internazionale viene anche condivisa all'interno del European Work Council, dove c'è una commissione che si occupa di sicurezza e confronta i dati dei singoli paesi e ha l'obiettivo di nel singolo paese spingere l'organizzazione a migliorare i propri parametri. Abbiamo semplicemente definito che mensilmente si sarebbe tenuta una riunione presieduta dall'RSPP, ma costituita da un safety team in ogni punto vendita che vede presente il medico competente, responsabile del negozio per la sicurezza, ma anche responsabile manutenzione, ambiente, HR e ristorante, o di volta in volta responsabile della funzione dove si rileva un certo numero di infortuni. In questa riunione semplicemente si analizza ogni singolo caso di infortunio. Per ogni infortunio viene anche chiesto al dipendente quali sono state le motivazioni che secondo lui hanno portato all'evento. Il risultato di questi incontri ha portato a una riduzione del 10% delle giornate perse per infortunio e alla riduzione del 17% degli numero degli eventi. Quindi in particolare sono stati praticamente ridotti del 50% gli eventi brevi di infortunio. Siccome IKEA si presenta come un'azienda attenta ai temi di responsabilità sociali, che sono ispirati alla visione di IKEA e, come dicevamo, con lo scopo di promuovere il miglioramento della vita quotidiana, un'esperienza che dimostra come la cultura organizzativa poi nei fatti mette in pratica anche all'interno attraverso la responsabilizzazione, l'attivazione, l'apertura che viene data ai propri collaboratori e la richiesta che viene fatto loro di essere parte attiva sia del proprio sviluppo professionale attraverso piani ad esempio di self-management learning attraverso la loro attivazione per il miglioramento del business. Il business plan ad esempio in IKEA viene condiviso con tutti i collaboratori. Tutti i collaboratori IKEA ricevono e ad ognuno viene spiegato tutto il nostro business plan. Quindi in questo tipo di cultura si è sviluppato un progetto che è nato dalla segnalazione di alcuni nostri disabili che ci hanno fatto rilevare come IKEA, così attenta alla responsabilità sociale, ma come non vende cucine per disabili? Cioè nel assortimento IKEA non c'è niente per noi, vi dite tanto attenti ai nostri problemi, però poi non vendete mobili che vanno bene per noi. Abbiamo quindi, sulla base dei suggerimenti dei nostri collaboratori, avviato un progetto volto ad offrire soluzioni di arredo a un prezzo ragionevole. Abbiamo visto sul mercato che mediamente una cucina per disabili costava 20.000 euro e ovviamente un disabile una cucina a quel prezzo non se la può permettere. E quindi abbiamo realizzato attraverso una fondazione Onlus che si occupa di disabili, abbiamo progettato e realizzato tre cucine. Poi ai nostri collaboratori disabili è stato chiesto di testare se le cucine che erano state progettate erano effettivamente adatte ai loro bisogni. Loro le hanno testate, adesso vedete un'immagine, poi ci sono anche dei filmati dove loro provano le cucine e il risultato è stato che assolutamente no, non erano adatte a loro. E quindi le cucine sono state riprogettate, sono state ricostruite totalmente, sono state ritestate e il risultato è stato positivo e quindi adesso abbiamo le cucine per disabili. Attraverso i nostri collaboratori disabili abbiamo costruito brochure, DVD da fare girare nei negozi e il materiale di training per gli addetti alla vendita e in questo modo attraverso le loro segnalazioni siamo riusciti ad ampliare la nostra offerta per i clienti che ovviamente nella loro situazione si troveranno una miglior soddisfazione delle loro esigenze. Grazie.